Emanuele Scarello, ristorante Gli Amici dal 1887 a Udine. Oggi vi voglio presentare la matriciana. La matriciana, secondo noi, è una matriciana contemporanea. Gli ingredienti di questa ricetta sono cipolla bianca tagliata in julienne, molto molto fina, delle cotene del maiale e una foglia di alloro, un guanciale tritato, anche questo qua molto finemente, una passata di pomodoro, il peperoncino in polvere, una cipolla intera, la pasta, dell'olio extravergine freddo, un po' di pomodori colorati, qualche foglia di basilico e l'immancabile pecorino romano. Come prima cosa prendiamo la cipolla e andremo a cuocerla in un forno ventilato a 220 gradi per almeno un'ora e 20. Quindi iniziamo a fare la salsa per la matriciana. Con le cotiche andiamo solo a ungere leggermente, a velare il fondo di una padella antiaderente. Così daremo anche un grande profumo alla cipolla che inizieremo a brasare lentamente. Uniamo un velo d'olio e continuiamo a cucinare a fuoco basso. Nel frattempo tosteremo anche il guanciale. Mescoliamo con attenzione la cipolla. A me personalmente piace anche un tocco, un profumo di alloro. Bene, la padella è ben calda, uniamo tutto il guanciale e lo distribuiamo bene su tutta la superficie della padella. Saliamo ancora un po', buttiamo la pasta. Continuiamo a mescolare con attenzione la cipolla e anche il nostro guanciale. Togliamo le cotiche e anche la foglia dell'alloro. Il guanciale è perfettamente tostato e ora andremo ad unirlo alla cipolla. Mescoliamo bene la polpa di pomodoro. Saliamo e anche un pizzico di peperoncino e ancora un filo d'olio extravergine. Adesso faremo restringere bene e dopo andremo a frullare. Quando sarà frullato lo metteremo all'interno di un sac à poche. Questo ci servirà ovviamente per la nostra matriciana. Bene, la nostra pasta è pronta, cerchiamo di togliergli più acqua possibile, dopodiché la tuffiamo immediatamente nel nostro olio freddo. Perché? Perché così, oltre ad abbattere immediatamente la cottura, andremo a paraffinare la pasta e andremo a isolarla, quindi ci rimarrà al dente perfettamente, come la vera pasta italiana. Adesso andremo a preparare la nostra matriciana. Andiamo a riempire le conchigliette. Come in tutte le amatriciane che si rispettano, dobbiamo mettere anche una nuvola di pecorino. Con una pinzetta per non schiacciarlo, andremo a depositarlo sopra ogni pasta. La nostra amatriciana potrebbe sembrare pronta. Una macinata di pepe. E vi ricordate quella cipolla che avevo messo nel forno? Bene, l'ho frullata e ho ottenuto una crema che adesso andremo a mettere nel piatto. Completiamo con due tocchi di basilico e una goccia d'olio. La mia matriciana. Buona pasta a tutti.